un po' volutamente anche per Certo. esorcizzare un po' quello che è un problema invece grosso e serio. Adesso lo affrontiamo in tutta la sua drammaticità. Certo, il termine mi pare assolutamente giusto e appropriato. E allora oggi è venuto a trovarci, ovviamente con un grazie, perché è giornata anche importante anche per loro, molte riunioni, il direttore di Confcommercio Como, Graziano Monetti, che saluto. Grazie a Buongiorno. voi, buongiorno a tutti, Graziano, grazie. buongiorno. Credo ci sia veramente tanto o poco da dire per la vostra categoria. Iniziamo dalle considerazioni generali come direttore di Confcommercio. Questo nuovo DPCM, che cosa vi comporta? Allora, nuovo DPCM che era nell'aria, che insomma, di cui si parlava da tempo, purtroppo a causa di questo incremento della curva epidemiologica è arrivato. È arrivato e ha ovviamente introdotto delle nuove restrizioni. Giuste, sicuramente condivisibili, perché l'obiettivo comune responsabilmente di tutti noi deve essere quello di contrastare la diffusione del virus, però ecco, qualche perplessità ce la lascia. Nel senso che si vanno a colpire settori già fortemente penalizzati, come in primis i pubblici esercenti, bar, ristoranti, pub e quant'altro, in un momento tra l'altro nel quale ci avviciniamo all'inverno, quindi se si voleva colpire la movida, forse in questo momento la movida avrà un calo naturale, insomma, Sì, ecco, non una c'era esatto, bisogno sì. di ulteriori restrizioni. E invece non va a colpire, o quantomeno insomma non si prevede nulla, su quelli che, a detta dei virologi, sono i settori maggiormente a rischio, per esempio il settore del trasporto pubblico, dove effettivamente questi, immaginiamo poi nelle grandi metropoli, Milano, Roma, Napoli, nelle metropolitane, nei treni, ci sono effettivamente, si vedono immagini di grandi assembramenti, di grandi vagoni colmi di persone per ovvie ragioni, e lì pare che sia il maggior problema della diffusione. E con questo voglio dire, Marco, i bar, i ristoranti, anche con l'indicazione della loro Una associazione, arrabbiatissima Roberta dice la movida, sì, ma le palestre, certo, anche lì effettivamente anche quello è un settore certo. colpito, sì, direi in generale, perché qui ecco anche la chiusura alle 18 per i ristoranti, per i bar, Ma vedi, è proprio per... questo, ha ragione l'ascoltatrice. Perché andare a macchia di leopardo, tu sì, tu no, tu un po' di più? Cioè, allora, o si fa una chiusura generalizzata, un lockdown come è stato quello della primavera, in cui tutti a casa, mascherine, igienizzazione delle mani, precauzioni, fermi tutti per un tempo che stabiliamo, 14 giorni, 15 giorni, quello che occorre. Nel frattempo si traccia e si monitorano tutti i contagi, tamponi, app e quant'altro, e a questo punto si parte con un quadro ben preciso, perché la vera tragedia è che qui è scappata di mano la tracciatura dei contagi, che è l'unica soluzione, almeno così ci dicono i medici, per riuscire a contingentare il problema. Scuole e trasporti, prima urgenza, ci dice Nicola, salutiamo Ines, Roberta Furibonda che dice non esistono protocolli, quando un contagiato chiama il medico di base non esiste un protocollo. E questo è un aspetto, cioè, sì Roberta, giustissimo, che esula un po' dall'aspetto più strettamente economico che stiamo parlando oggi con Graziano, però è un aspetto fondamentale. Marina, buongiorno, e poi Daniela, buongiorno a te, e poi un saluto anche a Milko, buongiorno, un abbraccio agli esercenti e ai titolari di palestre e di piscine, caro Milko, è vero. Federica, questa seconda ondata non deve prevedere chiusure, ma convivenza con tutti i mezzi di prevenzione che sono stati messi in atto. Dobbiamo imparare a convivere con il virus. Sì, Federica, è vero, però è anche vero che poi, e io ovviamente ho fatto venire Graziano per questo, perché poi mi dicono i commercianti, giustamente, che poi c'è la Tari, c'è la Tasi, c'è la tassa, eccetera, eccetera, e poi le bollette. Cioè, non è che però il virus a Assolutamente. fine mese toglie via queste incombenze, fine mese o Assolutamente comunque no. a scadenze stabilite. Assolutamente no. E poi convivere con il virus, riprendo l'ascoltatrice che parlava
del medico di base significa fare tutti un pezzettino, cioè convivere con il virus non significa solo restrizioni per le aziende, dove peraltro sono stati applicati secondo le regole, secondo le Ecco, è norme, vero. protocolli, cioè andare al ristorante oggi, noi abbiamo avviato una rassegna gastronomica che è partita qualche giorno fa, che si chiama Selvatica. Selvatica, in tutta la provincia di Como, dove il claim, lo slogan è proprio quello, andate nei nostri locali della provincia di Como che sono locali sicuri, che sono assolutamente attrezzati e come dire, pronti per accogliere anche in questa situazione gravissima del coronavirus. Per cui il fatto che non esista un protocollo, per esempio, col medico di base o che non si sappia bene cosa fare nel momento in cui tu hai il figlio a casa perché la classe è stata Anche questo è un problema, quarantenata, questo sì. ecco, questo è l'aspetto che ci lascia perplessi, cioè si va a colpire solo alcuni determinati settori già fortemente in difficoltà, già che, tra l'altro dove appunto ci sono stati investimenti importanti. Perché non dimentichiamo che dopo il lockdown, quando ci sono state le prime disposizioni appunto di protocolli, pannelli plexiglass, le Sì. mascherine e E tra l'altro quant'altro. tutti i vostri associati si sono ovviamente adeguati e hanno speso anche cifre importanti, Assolutamente sì, assolutamente. assolutamente sì. E per Anche come questo associazione abbiamo è messo anche in infatti campo dei finanziamenti per poter bravo, sostenere bravo. queste spese. Ecco, oggi, alla luce del nuovo DPCM, che tra l'altro arriva a distanza neanche di una Sì, settimana dal nemmeno. precedente, sembra che tutto venga vanificato, che tutto questo sforzo non abbia avuto il Dice il nostro risultato. amico che l'errore è stato il tutti liberi dopo il lockdown, come dice Nicola, poi Ada che ci saluta, buongiorno, problematiche di criticità, eh sì, ce ne sono tantissime, cara Ada, Mirko l'abbiamo già salutato, Enrica dice le sale cinematografiche sono sicurissime, ma anche le Certo, piscine, è certo. assurdo quando i mezzi pubblici sono strapieni, è quello che sostanzialmente dicevi tu prima, Certo. saluto anche Loredana, Nicola, Roberta, ovviamente. Che invoca lo sciopero fiscale totale, non so che cosa ne pensi. Ma allora, sciopero fiscale è una parola forse eccessiva perché ecco, noi dobbiamo comunque agire con responsabilità tutti, anzi io mi appello proprio a tutti gli Ci vuole molta ascoltatori, a responsabilità, eh. tutti noi, cioè sappiamo delle difficoltà, sappiamo delle grandi restrizioni anche alla libertà personale che stiamo vivendo. Però ragazzi, è arrivato un virus. Il virus non è colpa di Conte, non è colpa di Fontana o non è colpa del sindaco Landriscina o dei sindaci della nostra provincia di Como. È arrivato, si sta cercando di gestire, male bene, lo diranno poi i fatti e i tempi. Però ecco, noi dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo rispettare, anch'io qui sono con una mascherina, non so se mi sentite anche No, bene, ti anche noi sentiamo, ti sentiamo anche siamo noi. tutti Certo. con una mascherina, ci siamo igienizzati le mani, E lo dice Nadia, dobbiamo. tutti si sono adeguati e comunque però ci troviamo con le chiusure. Eh sì, certo, Certo. perché purtroppo questo è stato conseguenza abbastanza inevitabile di una situazione che sta cercando di essere tamponata, ma rischia di Certo. sfuggire di No, mano. adesso dobbiamo veramente, a fronte di questi sforzi, però vedere anche come dire, degli aiuti Ecco, gli concreti. aiuti che sono stati garantiti ieri dal ministro Gualtieri e dallo stesso Premier Conte, non ho capito di quanto sono, Vediamo, sinceramente. Voi l'avete nessuno l'ha capito? Ah, ecco, capito, infatti, nessuno l'ha no, perché capito. Si non. dice che domani li vedremo già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ha dichiarato il Premier che verrà utilizzata l'Agenzia delle Entrate e Sì. non più l'INPS e questo secondo noi è un fatto positivo perché abbiamo visto anche nelle Sì, esperienze precedenti forse sì. c'è una velocità diversa, In anche tutti i se, sensi, è l'agenzia ecco, delle entrate, anche quando ti manca. Vabbè, adesso le cartelle sono ferme, sospese, però. anche se vorrei fare questa piccola polemichina, insomma, quando per gli indennizi attraverso l'INPS il contribuente doveva registrarsi nel portale, mettere tutti i suoi dati, quant'altro, tant'è che è andato in crash tutto il sistema, vi Eh ricordate? Ecco, sì. oggi invece apprendiamo che con l'Agenzia delle Entrate si fa un bonifico su tutti i conti correnti tracciati di tutti noi, quindi era possibile farlo forse anche Forse prima. anche prima, vabbè, comunque meglio così. Allora, poi salutiamo Pippo, Roberta, Federica, sensibilizzare il rispetto delle norme. Luciana, le attività, ristoranti, palestre si erano organizzate, non vi erano assolutamente assembramenti, dice Luciana. Concordo, Sono effettivamente. d'accordo, sono Ciao d'accordo. Nadia, ciao Roberta, Pippo, Marina,
siamo pieni di debiti dalla prima chiusura, nessuno ci aiuta. E poi scusate, dice l'influenza autunnale non esiste più, troppa paura stanno mettendo. Sarebbe giusto che dicano anche i numeri della influenza. Ecco, questo fatto tra l'altro della paura è un fatto determinante, nel senso che anche nelle modalità di comunicazione di questi decreti, con queste comunicazioni dell'ultima ora, la domenica notte per il lunedì mattina, il sabato di notte, cose eccetera, No, adesso ieri al di era là. una e mezza. Ieri era una e Ma mezza. probabilmente perché ci siamo confusi un po' per lo spostamento dell'ora nel weekend e ci ha un po' destabilizzato. No, adesso battute a parte, però questo crea terrore, crea panico, crea confusione e incertezza nelle persone. Quindi anche l'azienda che si è, la palestra, il parrucchiere, Marina dice non abbiamo ancora preso la cassa integrazione della prima ondata, dice Marina, e lo sai benissimo Graziano, lo so quanti benissimo. sono i vostri associati. Adesso Marina non so se fa parte di Confcommercio, magari sì, e se comunque non lo è, io credo che è la Noi situazione. avremmo preferito agli annunci che ci fosse stata prima lo stanziamento, come giustamente dicevi tu Marco, Io non ho quant'è capito, io non ho l'indennizzo? capito se è 600, 800, giuro, non l'ho capito, però posso avere... Non ho interpretato io, ci mancherebbe, non è che ho. Però mi sarebbe piaciuto capire. Sì, un aiuto, ma di perché voglio dire, le Esatto, e chiusure. soprattutto per quanto, perché tu Per dicevi quanto? prima, gli Bravo. affitti li paghi tutti i E mesi, le certo, e la tasse le bolletta ti paghi. arriva a scadenza fissa ogni un mese o 2 mesi. E Certo. non è che dici, no, ma aspetta, questo qua. Ti staccano la luce Esatto, eventualmente. E esatto. quindi E qui effettivamente. occorre fare quello che Confcommercio chiede fin dall'inizio, cioè Dimmi. non moratorie, slittamenti, sospensioni, ma cancellazioni, congelamenti della tassazione a tutti i livelli, soprattutto di quella tassazione che a logica io non dovrei versare. Cioè, se io non ho lavorato, perché devo pagare i rifiuti? Se non li ho prodotti, non li È devo vero, è vero, pagare. è vero, anche questo è vero, Ci sono è esempi vero. virtuosi di comuni anche nella nostra provincia di Como che hanno creato delle scontistiche, che hanno aiutato, e per carità li ringraziamo e benvengano, perché anche i comuni hanno le loro Sì, difficoltà certo. di quadramento di bilancio. Però a logica, se io non lavoro, come faccio a sostenere dei pagamenti? La tassa è giusta a fronte del mio, come dire, consumo, del mio utilizzo di quel Mamma servizio. mia, vedo gente Arrabbiata, molto arrabbiata. furibonda che ci sta scrivendo, aumenta il prezzo delle bollette, dice Marina, è aumentato. Dove andiamo a fare la spesa se si vuole una chiusura, dice Rubino. Poi aspetta, Luigi dice, parla di governo nebuloso, Nadia ti fa i complimenti, Maria dice Grazie. se lavorare non è un diritto, pagare le tasse non è un dovere. Però vabbè, Maria, buongiorno, Roberta. È infuriata, dice Napoli ha fatto bene. Ecco, su questo effettivamente io mi permetto di dissentire Roberta, ma perché ovviamente la violenza non è mai una cosa da accettare né Giustificabile, giustificare, è da no. condannare. Dopodiché la protesta ci mancherebbe, ci sta. Però, giusto, La Graziano, protesta è chiudiamo, ecco, sintomo di una sì. disperazione veramente La grande disperazione e c'è, ecco. soprattutto di una incertezza e di una preoccupazione sul futuro. Noi chiediamo al governo regole precise, chiare, anche drastiche, ma che non cambino, che siano perseguibili, che siano fattibili. Se bisogna fare un lockdown, facciamolo, ma non prendiamoci in giro. Non Ecco. facciamo lockdown mascherati, perché questo di fatto è un lockdown mascherato che mette in difficoltà tutti. E siete veramente in difficoltà. Senti, un'ultima cosa, poi ti lasciamo magari nei prossimi giorni, anzi sicuramente, visto guarda quanta gente ci sta seguendo e ci ha scritto, faremo un approfondimento anche con i tuoi tecnici, tra cui Assolutamente. Carlo Tafuri che abbiamo già avuto la scorsa settimana. Le prospettive a breve, Graziano, come direttore di Confcommercio. Le prospettive, Marco, sono veramente incerte perché, ripeto, ci sono troppi dati mancanti. Dobbiamo capire quanti e quando arriveranno questi indennizzi, come evolverà la curva epidemiologica, come ci sarà, diciamo così, anche una ripresa della fiducia delle persone. Perché attenzione, anche se noi domani mattina troviamo il virus, ripartiamo tutti pronti via, liberi tutti, ma ragazzi, qui c'è gente che ha paura, gente che ha ansia, gente che questo virus ha modificato il nostro Fa modo di fatica, vivere. purtroppo, come ci diceva ieri mattina il sindaco Landriscina nell'intervista che abbiamo fatto in diretta, fa
fa fatica a pagare anche gli alimenti per i figli, a trovare il sostentamento per le Certo, famiglie, per i figli, ed è la certo. situazione più brutta, ovviamente. Ah, Certo. no, bravo, giustissimo, non prendiamoci in giro. Roberta dice: a Napoli i violenti erano pochi, ovviamente quelli li condanno anch'io, giusto, Roberta? Senti, va bene, Graziano, grazie perché, come immaginavo, questa mattina la tua presenza intanto è molto importante. Ti La voce della ringrazio. categoria di Confcommercio, ufficiale con Graziano, direttore, che è venuto qui stamattina a trovarci. Grazie a Grazie. voi, speriamo davvero in tempi migliori, ma soprattutto in tempi brevi, che si possa veramente arrivare ad una chiarezza ed una modalità per poter anche attrezzarsi per affrontare questo futuro Senti, incerto. Ezza, non ho capito che noi artigiani dobbiamo pagare ancora le tasse dell'anno scorso quando si lavorava. E Fabio dice: per il mio negozio ho dovuto pagare tutto, è così difficile sospendere questi pagamenti. Lui dice: canone RAI, SIAE, rifiuti, tasse su rifiuti. Ecco, questo è qua. Insomma, la sensazione dei nostri telespettatori, credo che te la puoi portare a casa lì a Confcommercio e farne Assolutamente, vostra perché. alle 10 abbiamo un consiglio, porteremo senz'altro questi spunti che saranno frutto di riflessione. Noi ovviamente tra l'altro all'indomani dei DPCM c'è tutto un È lavoro un lavoro, tecnico esatto. per Allora, certo. chiedere anche chiarimenti, perché ci sono mille situazioni dubbie, confuse Lo faremo nei prossimi giorni con il tuo funzionario. Grazie Grazie, a voi, grazie davvero, grazie a tutti, Graziano. grazie a Buona tutti. mattinata, Grazie a buongiorno.